Seconda domanda, stabilisci se il moto della particella è uniformemente decelerato o no e calcola la decelerazione iniziale, cioè nel punto A, subita dalla particella alfa. Innanzitutto la particella alfa è carica positivamente come la sfera, quindi è chiaro che sarà un moto decelerato, perché la particella alfa viene respinta e la forza elettrica è rivolta verso sinistra. In questa figura vediamo la particella alfa che rallenta la sua velocità in A è più grande, poi man mano che si avvicina, per esempio nel punto P, la sua velocità è più bassa. Vediamo anche la forza che subisce la particella alfa quando sta in A, è una forza rivolta verso sinistra, ma è più debole. Quando sta in P, cioè più vicina, la forza è più forte, è la legge di Coulomb tra una carica puntiforme e una carica sferica. Sappiamo che più diminuisce la distanza e più è intensa la forza, quindi FB maggiore di FP maggiore di FA. Per vedere se il moto sicuramente decelerato è uniformemente decelerato oppure non è uniformemente decelerato, bisogna scrivere l'equazione del moto di Newton, quindi la seconda legge della dinamica, e vedere se la accelerazione, che in questo caso è una decelerazione, rimane costante oppure no. La forza totale in pratica è solo la forza elettrica, in teoria c'è anche la forza peso, però vedremo dopo che è del tutto trascurabile. Quindi forza elettrica uguale ma, l'accelerazione è la forza elettrica su m. Ora, se la forza elettrica si mantenesse costante, cosa che abbiamo visto che non accade, perché la forza elettrica diventa sempre più intensa man mano che la particella alfa si avvicina alla sfera. Allora, se la forza elettrica si mantenesse costante, anche l'accelerazione sarebbe costante e quindi si tratterebbe di moto rettilineo uniformemente decelerato. Siccome però invece la forza elettrica cresce avvicinandosi alla particella alfa, anche la decelerazione cresce, quindi è un moto rettilineo decelerato più che uniformemente. Comunque, la risposta è che non è uniformemente decelerato, perciò la decelerazione va calcolata punto per punto e questo è il senso della domanda successiva, non chiede semplicemente la decelerazione, ma in un punto ben preciso, cioè all'inizio, nel punto A. Basta calcolare la forza elettrica che respinge la particella alfa all'inizio, quando sta in A, e la calcoliamo con la legge di Coulomb. Mettendoci la distanza, ricordiamo la distanza dal centro, non va messa mai la distanza dalla superficie, ma dal centro, per questo sono 30 centimetri. Infatti, sono 25 centimetri la distanza dalla superficie, da B, più 5 centimetri di raggio della sfera. Dopodiché mettiamo K0, la carica della sfera 50 nanocoulomb, e la carica della particella alfa che è 2E. E troviamo questo risultato. Sembra una forza piccola, 10 alla meno 15 newton in pratica, ma non è così piccola. Intanto vediamo che è molto più grande della forza peso, mg. M l'abbiamo calcolata prima, la massa della particella alfa erano 4 unità di massa atomiche, per g, l'accelerazione di gravità, e otteniamo un valore molto più piccolo. Siamo almeno a 10 ordini di grandezza di meno la forza peso, e questo conferma che la forza peso è molto più debole della forza elettrica ed è quindi trascurabile, come avevamo detto prima, in pratica la forza totale è solo la forza elettrica. Inoltre, questa forza elettrica che sembra debole, 10 alla meno 15 newton, in realtà è capace di produrre un'accelerazione gigantesca, 10 alla 11 metri al secondo quadrato. La calcoliamo, questa accelerazione, prendendo la forza elettrica e dividendola per la massa, quindi forza elettrica appena calcolata diviso la massa della particella alfa, e viene un valore così grande perché la particella alfa è molto leggera. Più una particella è leggera, e più sarà grande l'accelerazione che subisce. Le particelle atomiche o subatomiche, questa è una particella atomica perché è un nucleo dell'atomo di elio, subiscono, siccome sono molto leggere, subiscono sempre accelerazioni molto grandi. Quindi è un risultato ragionevole questo, anche se sembra di no, ma in realtà lo è. Qua nello svolgimento, infatti, ho scritto le stesse cose che ho appena detto, quindi la legge di Coulomb. A distanza 30 centimetri dal centro, la forza elettrica iniziale nel punto A è questo valore qua, molto più grande della forza peso che è trascurabile, e l'accelerazione di praticamente 10 alla 11 metri al secondo quadrato, decelerazione enorme perché la particella alfa è leggerissima.
In precedenza avevo spiegato perché il moto della particella è decelerato ma non uniformemente. Ho scritto la legge di Newton, dove la forza totale è solo la forza elettrica, e ho spiegato che l'accelerazione è la conseguenza della forza applicata. È una relazione causa-effetto. Se la causa è costante, cioè la forza applicata è costante, anche l'effetto, cioè l'accelerazione o decelerazione, è costante. L'accelerazione, l'effetto è costante se lo è la forza applicata che è la causa. Ma siccome qui la forza elettrica non è costante, l'abbiamo visto prima, perché mentre la particella si avvicina alla sfera, la forza elettrica aumenta. Allora, di conseguenza, l'accelerazione, decelerazione della particella non sarà costante.